Landini, un signore invece il leader dell'opposizione italiana, Salvini, che parla invece delle pressioni proprio della CGIL. Guardi un po'. Abbiamo come l'impressione, questo ce lo dicono tutti gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, che ci sia qualcuno che conta più di altri nell'influenzare il governo. Qualche lobby ben potente, facciamo un nome a caso, la CGIL. C'è un paese intero in ostaggio della CGIL, che dice quello che si può e non si può fare. E i voucher in agricoltura no, e i voucher nel turismo no. E la pace fiscale no, e lo stralcio del codice degli appalti no. Probabilmente questi signori non hanno il problema dell'incasso a fine mese. Il governo deve scegliere fra la burocrazia e lo statalismo e la libertà e i produttori. E allora, l'Italia sempre con questo mito delle lobby potenti, poi ci arriviamo perché c'è anche la lobby della carta stampata, ma ci arriviamo fra un secondo. Dice Salvini che il governo è ostaggio della CGIL, lei mi parla di pressione della Confindustria, io sono un po' confusa. No, mi sembra confuso anche Salvini, si vede che lui è abituato a avere sempre dei nemici e quindi ha bisogno che qualcuno... lo attacchi. Io non ho nulla da dire a Salvini, se non che vorrei ricordargli che i sindacati in Italia non sono una lobby. CGIL e CISL e UIL insieme hanno qualcosa come 12 milioni di iscritti, di persone che liberamente ogni mese versano un contributo per essere iscritti al sindacato, che pagano le tasse e che tengono in piedi questo paese perché è gente che lavora. E quindi quando noi difendiamo gli interessi di chi lavora, sì, difendiamo gli interessi di questo paese. Forse lei lo sa che la controobiezione è che la metà sono difficile. Pensionati, però io non voglio proprio entrare in questo ragionamento, perché penso che è un momento che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Guardi, questa è la mia idea. Guardi, sì, ma i pensionati è gente che ha lavorato, che paga le tasse e dubbio, che continua a dare un contributo. Non è che non debbono essere iscritti a qualcosa, valgono, vanno come vanno a votare, hanno diritto anche a essere rappresentati. E in ogni caso noi non abbiamo pensato solo ai nostri iscritti, non so se questo gli è chiaro, perché noi abbiamo chiesto di dare un sostegno al reddito a tutte le forme di lavoro, anche al lavoro autonomo, l'abbiamo chiesto noi, abbiamo chiesto di estendere la cassa integrazione a tutte le imprese a tutti i livelli, noi abbiamo chiesto di dare soldi anche alle imprese e lo slogan che abbiamo lanciato in questi giorni era nessun licenziamento e nessuna impresa chiusa e abbiamo, allo stesso tempo stiamo rivendicando un processo, ma se uno mi dice di ripristinare i voucher, quello è schiavismo, a parte che lui non lo sa, ma in alcuni casi ci sono ancora, noi ci siamo battuti per regolarizzare i lavoratori migranti. Scusi, invece la regolarizzazione per 6 mesi la soddisfa? È un primo inizio, è poco. Io penso che sia un primo passo importante. Io mi auguro che tra 6 mesi vadano avanti, non finisca lì e si regolarizzi anche quelli che non sono stati ancora regolarizzati. Allora, mi faccia chiedere credo una cosa. È un primo elemento di civiltà di questo paese.